Nuovo dietrofront da parte della Corte d'Appello di Catanzaro e della Cassazione che, dopo nuovi riconteggi, hanno ancora una volta cambiato la distribuzione dei seggi fra gli eletti calabresi. Ad occupare il posto a Montecitorio, infatti, non sarà più Fausto Orso Marso, come gli era stato annunciato qualche giorno fa, ma la forzista Maria Tripodi. Una vicenda che ha quasi del grottesco e suscita non poca indignazione se si pensa che l'errore, avvenuto non per una manciata di voti ma per circa 4.000 consensi, ha poi scatenato una reazione a catena in tutta Italia. Veneto, Trentino ed Emilia-Romagna sono state anch'esse protagoniste, infatti, come la Calabria, di queste montagne russe post-elettorali. Se la coordinatrice calabrese di Forza Italia, Iole Santelli, ha definito l'evento un mero errore di trascrizione che ha lasciato spazio alla giusta vittoria del proprio partito, così non è stato per il candidato meloniano, che ha invece parlato della creazione di un grave precedente. Ho il massimo rispetto, ha dichiarato Orso Marso, per la commissione elettorale e per il magistrato, ma quella che si è verificata è stata una grossa anomalia, derivante dal mancato rispetto delle regole, visto che la Corte ha fatto i conteggi in silenzio e in un solo pomeriggio senza avvertire i diretti interessati. Eventi che comunque non cambieranno i rapporti di vicinato tra i due partiti di coalizione, ha concluso il candidato, dichiarandosi sereno sui futuri eventi che riguarderanno la politica calabrese e nazionale. Sono sempre stato sereno prima, durante e soprattutto dopo. L'unica cosa si registra, al di là adesso della valutazione, ho letto dichiarazioni di Forza Italia, parlano di trionfo della giustizia, cioè è solo un'anomalia di un grave precedente che si rappresenta, diciamo, al paese dopo 72 anni di Repubblica, nel senso che la Corte d'Appello, una volta fatti i conteggi, sono quelli che non abbiamo atteso, in silenzio non doveva e non poteva riaprire, cioè chiusa l'elezione, mandata alla Cassazione tutti gli eletti in Parlamento, era competente, per come tra l'altro sottolineato finanche da un comunicato di Renato Brunetta, che fosse la giunta per le elezioni. Aggiungo però, ripeto, io grande stima e fiducia della responsabile, cioè il magistrato La Chiodo, che ha seguito, l'ho avuta in più momento anche quando è arrivato da me, anche in questo anche in questo momento, diciamo che va a mio discapito, dico però che un riconteggio di un pomeriggio, una valutazione a livello di questo segnale, non è un lavoro di 11 giorni, quindi potrei anche dire, forse, insomma, riconteggiamo rimanendo, anche io gridare, fatemi controllare anche a me. Così le do questo esempio per dire che qualcuno deve prima o poi fermarsi, no, rispetto all'ipotesi che possa aver subito un danno, tant'è che addirittura adesso, secondo, perché loro richiamano questo sito che andrebbe secondo me non utilizzato, che non sono i conteggi ufficiali che leggendo, ma allo stesso modo io rispetto a quel sito mi ritrovo circa 2.000 voti in meno, dovrei, no, a dire a chi? Alla giunta per le elezioni, come nel caso loro. Questa, l'anomalia vera è soltanto questa, è un problema di rispetto di regole. Non c'è scritto, a me se non concesso che i conteggi fossero stati 10.000 in meno, cioè nessuno doveva essere abilitato alla Corte d'Appello, soprattutto non si capisce, perché anche quando sento parlare di procura, al massimo la procura apre un'indagine se qualcuno ha fatto un errore, perché ripeto, noi siamo stati rispettosi, silenziosi, e c'è stato anche un atteggiamento di rispetto a alcune note di Forza Italia un po' sopra le righe, se mi permettete, insomma, io lo dico sempre con grande garbo, è un grave precedente. Immagini lei, prossime regionali, come spesso accade purtroppo, errori di conteggi per cui un consigliere regionale sta indietro per 100 voti e si ritrova invece un verbale che gli dice no, lì non era 10 ma era 100, si presenta alla Corte d'Appello e dice ho questo documento, la Corte d'Appello ti dirà noi abbiamo chiuso, rivolgiti al TAR. Io faccio politica, non partecipo all'ite elettorali, quindi rapporti tra l'altro fra due partiti che fanno parte della coalizione non è che si fermano alle elite elettorali, semmai bisogna guardare i rapporti interpersonali di potenziale amicizia, cioè una cosa essere alleati, un'altra cosa essere amici, insomma, quindi nulla, cioè la politica si fa sulle cose che insieme si vogliono fare, punto, insomma, non cade il mondo se abbiamo un deputato in più o in meno, certo poi c'è una cifra di stile, ognuno può, guardando all'esterno, può commentarlo.